amici di Radio Incontro Terni, ben trovati qui a Dale Ferri. Buonasera da Federico Trastulli, un appuntamento ormai collaudatissimo, quello del lunedì sera alle 20.30 qui a Radio Incontro Terni. Stavolta è un po' meno collaudato, nel senso che ci sono ordini invertiti, assenze, è il nostro team Magic Man Simone Francioli, direttamente da Umbreon. Ciao Simo. Buonasera a tutti. Il sindaco Federico Camilli, ad allietarci con la mia suadente voce, come già sempre. Buonasera a tutti. Un saluto anche a Francesco Borre, che questa sera non può essere qui con noi. Come vi ho annunciato nell'introduzione, la Ternana ha pareggiato a Frosinone, portando a casa un punto molto prezioso che potrebbe rivelarsi tale soprattutto alla fine dell'anno in classifica, con una prestazione sicuramente positiva contro la squadra finora più forte incontrata in questo campionato. Risultati e classifica dall'ultima giornata di Serie B, che è la 16ª se non vado errato, esatto, con Salernitana e Provercelli che sono in campo da 5 minuti alla Rechi nel posticipo appunto di questa 16ª giornata del campionato, 0-0 dopo i primi 300 secondi. Come di consueto direi di cominciare dall'inizio, partendo Come di consueto proprio no, però vabbè, ci proviamo questa volta però, dai. Entella Spezia, anticipo della 16ª giornata, 1-1. Passiamo poi a Brescia Ascoli, 1-0. Carpi Cittadella, 2-0. Cesena Avellino, 3-0. Cesena Frosinone Ternana, 1-1. Perugia Novara, 0-0. Pisa Trapani, 1-0. Spal 0, Latina 0. Vicenza 0, Benevento 0. Vicenza, primo dei due posticipi, disputato ieri alle ore 17.30, Verona-Bari, terminato sul risultato di 1-0. Mamma mia, che voce! Anche impostato direttamente, direttamente uscito da tutto il calcio minuto per minuto stasera. Io invece vado con il Ternano, giustamente, perché il popolo vuole questo. È vero, è vero. E andiamo con la classifica, zona promozione. Il pareggio di Frosinone Ternana fa perdere la testa della classifica ai Ciociari. Quindi la Ternana fa perdere la testa della classifica. Perfetto. Al Frosinone. Esatto, è la Sverona in testa con 33 punti, Frosinone 31, zona playoff, Benevento 29, Cittadella 28, Spal 26, Perugia 25, Carpi e Virtus Entella 24, fuori dalla zona playoff Spezia 22, Brescia 21, Bari 20, Pisa 18 insieme a Latina e al Novara, quindi un terzetto a quota 18. Dopodiché abbiamo la Salernitana che sta giocando, ricordiamolo, 17, Provercelli e Avellino con Cesena e Ternana 16, terzultimo posto per l'Ascoli in compagnia del Vicenza, ultimo posto per il Trapani che da poche ore ha l'allenatore della primavera in panchina e non più Serse il Cosmi, signor Recchi. Quindi partiamo dalla fine, in questo caso non cronologica quanto di classifica. Il Trapani ha esonerato Serse Cosmi, ma nei bassi fondi della classifica c'è stato anche un altro importante esonero che riguarda direttamente o meno la Ternana, ovvero l'esonero di Domenico Toscano dalla panchina dell'Avellino dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Cesena, vinto appunto dai romagnoli al Manuzzi, di cui abbiamo parlato poc'anzi. Ecco, vedere il Cesena fuori dalla zona playout sinceramente mi rende a questo punto della stagione la classifica del campionato di Serie B un po' più realistica. Mi aspetterei un Pisa ulteriormente in caduta libera, nonostante, ecco, Pisa-Trapani sia stata una partita piena di polemiche e chissà, ecco, io non voglio fare supposizioni, ma che anche quelle proteste così vibranti Cosmi non le abbia fatte esternate, perché resosi conto che comunque dopo una sconfitta del genere la sua avventura al Trapani fosse giunta al capolinea. Non so voi che idea vi siete fatti, e ne approfitto anche per chiedervi
cosa vi ha sorpreso come al solito di questa sedicesima giornata molto interessante. Direi che il risultato del Matusa, secondo me, è un risultato abbastanza sorprendente. Beh, direi di sì, avevamo dato... No, avevamo no, perché non noi avevamo ci eravamo dato. Sbilanciati vero, così tanto. Vero, vero. Però la Ternana era data più o meno all'unanimità come sfavorita. Vittima sacrificale del Frosinone. Ricordiamo che il 96% degli scommettitori ha puntato sul Frosinone. Attenzione. Non lo dico io, eh. Questo dato sempre molto attendibile, soprattutto se riportato che veniva da Simone, un... No. Ci è uscita la lanza, veniva perché da un... è un dato molto alto e particolare per un... Non si parla di scommesse illecite, chiaramente, no, però no, è certo. Molto particolare. Frosinone che veniva da un bel filotto di successi consecutivi, Simone? Come l'Atalanta, miglior squadra professionistica per risultati negli ultimi due mesi, di fatto. Attenzione, in Lega Pro ne parlavamo prima a microfoni spenti all'Alessandria. Alessandria che il prossimo torneo al 90% giocherà contro la Ternana in Serie B. Io, quindi tu ci stai dicendo... Doppio pronostico, per chi vuol capire. Okay, ragazzi, qua. È finito il campionato della Ternana. I tifosi della Ternana che sperano ancora nella salvezza. No, per quanto mi riguarda un pareggio inaspettato, sono sincero, anche perché il rendimento esterno delle Fere finora era stato tutt'altro che spettacolare. Beh, 4, però 3 pareggi e 4 sconfitte. C'è da dire, è tuttora tutt'altro che spettacolare. È allineato comunque al trend evidenziato fino a questo momento. C'è un altro trend che emerge, secondo me. Ternana positiva con le tendenzialmente con le squadre di alta, se non classifica, fascia, e finora dove ha un po' più stentato sono sicuramente gli scontri diretti, tolto il Pisa, insomma. Beh, che scusami, però a parte io in testa abbiamo fatto un punto su 12 contro la top 4, mi risulta. Sì. Voglio dire, però contro il Perugia abbiamo fatto molto bene, contro la Virtus Entella abbiamo vinto, cioè, voglio dire, sì. Inizia a essere abbiamo... Però c'è da dire che la sconfitta col Verona, tanto per citarne una, fu col piuttosto Verona è talmente rovinosa. Beh, vabbè, ma è talmente una partita influenzata, certo, da quanto dagli episodi, da quanto successo, lo capisco, anche però dal punto di vista arbitrale. E appunto questo è un altro spunto da quello che avete detto voi pochissimo fa. Mi sembra interessante, ecco, il filo conduttore che emerge dalle partite e dell'Arena Garibaldi e del Matusa, con un Selse Cosmi che ormai in odore di esonero probabilmente si è voluto levare uno scoglio dalla scarpa, praticamente commentando molto apertamente, attaccando molto apertamente la classe arbitrale della Serie B. Devo dire, beh, che attaccando anche un po' in generale tutta la dirigenza della Serie B, se vogliamo, è un po' quello che mezza Terni pensava dopo quel rinvio. Sì, ma forse anche tre quarti di Quindi Terni. Quindi questo dai, è anche un, diciamo, po' come dire, anche le altre società, forse. È anche un po' un attacco specifico al Pisa, un attacco, io l'ho visto più al sistema in generale. Sì. E poi, voglio dire, il pretesto è la conduzione arbitrale. In questo momento mi sfugge anche peraltro il nome del direttore di gara di Pisa Trapani, che però vi rintracciamo fra pochissimo. Il punto è che anche al Matusa, per l'ennesima volta, e in una partita in cui è stata concessa una importantissima e giusta decisione arbitrale a favore della Ternana, abbiamo assistito a una conduzione decisamente mediocre, per essere, ecco, parsimoniosi, e che indubbiamente inizia a diventare preoccupante la, appunto, mediocrità della classe arbitrale di Serie B. Anche questo Marini di Roma 1 non ci è piaciuto. Comunque, scusa se ti interrompo, anche questo lo avevamo evidenziato nelle settimane passate. Sì, no? Quindi nulla smentisce le nostre la preoppazione, supposizioni, secondo me, o deduzioni. È l'opposto, il non miglioramento negli anni. Cioè, noi tutti gli anni, ma da come quando quest'anno esiste, Fere... Beh, non è l'opposto. Tutti gli anni. Non come quest'anno, però. Secondo ragazzi, me non è l'opposto, però. Quest'anno, cioè... però, attenzione, perché quest'anno stiamo notando invece una mediocrità un po' più bipartisan. Che è sempre mediocrità. Certo, decisioni sbagliate, però a destra e manca. È capitato in altre situazioni, magari, di essere più concentrati anche per natura della trasmissione. Poi noi non ci siamo mai focalizzati sugli arbitri in particolar modo, sui, tra virgolette, torti o comunque errori che hanno coinvolto la Ternana in prima persona. Devo dire che a Frosinone l'assegnazione del rigore, per cui poi anche i tifosi ciociari magari un po' inebriati, ecco, prima di tutto da questa presidenza stirpe fantastica, che regalerà appunto al Frosinone, peraltro, fra uno o due anni, non mi ricordo precisamente, un nuovo stadio che è terminato ed è anche molto bello nel centro, appunto, di Frosinone. Quindi verrà abbandonato il Matusa, un impianto un po' all'inglese, quindi pianta rettangolare con gli angoli smussati, con gli spalti attaccati al campo, sempre di medio-piccole dimensioni, penso siano 15-20 sì, mila massimo.
unità al massimo, però una bellissima cosa per una società molto solida, molto seria, tanto che lo stadio sarà intitolato lo stesso Benito Stirpe, ecco, per non avere manie di grandezza. Però è giusto così, perché il Frosinone ha avuto una scalata negli ultimi 10 anni pazzesca nel calcio professionistico. Però i tifosi sociali, magari un po' inebriati, ecco, dalla storia che si stanno creando, perché prima non ne avevano, voglio dire, li porta anche un po' in maniera offuscata a giudicare gli episodi arbitrali. Quasi tutti in ciociaria hanno detto che il rigore era inesistente, generoso, fallo di mano involontario, eccetera eccetera. I dati di fatto sono semplicemente che, secondo me, Simone Palombi colpisce di testa verso la porta, il pallone sarebbe andato verso la porta. Fra la porta e il colpo di testa di Palombi c'è un braccio largo, per quanto vicino e per quanto involontario, ma era largo, staccato dal corpo di Matteo Ciofani, che devia in maniera, anzi devia per chi parla bene in italiano, in maniera decisiva il pallone, e quindi modifica la traiettoria del colpo di testa, e quello è calcio di rigore e cartellino giallo a Matteo Ciofani. Beh, va detto che anche lo stesso arbitro ha ammesso in maniera indiretta che il fallo di mano fosse involontario, perché altrimenti avrebbe dovuto espellere Ciofani, perché quella di fatto è la stregua di una parata. Esatto, è chiara occasione da gol. Quindi decisione giusta. Giuste altre due decisioni, ovvero la mancata concessione di rigori a Daniel Ciofani, che ha simulato in maniera identica nel primo e nel secondo tempo, prima su Zanon e poi su Valiens, non va adeguato, sì. Daniel Ciofani, che evidentemente da ex attaccante del Perugia sentiva molto la partita, perché è stato un tuffo continuo in aria, secondo me, per un ragazzo delle sue dimensioni, che poi fra un po' vi rintracciamo, appena sfiorato dai difensori rossoverdi andava giù, non ha concesso i rigori che secondo me non c'erano. Ma l'episodio dell'intervento di Gori, chiamato da qualcuno Karate Kid, è troppo grave per passare inosservato quando si va a fare il bilancio di una conduzione arbitrale. Sotto gli occhi di un arbitro, se un giocatore in salto con la gamba tesa e con i tacchetti arriva praticamente sulla nuca di un avversario, come non possa essere rosso e minimo 3-4 turni di squalifica, va oltre la mia umana possibile comprensione. Vi lascio commentare, perché ho già parlato troppo. Non so se concordate sull'analisi, ecco, io l'ho fatta anche un po' tifosando, però mi sembra comunque che anche mettendoci la nota di colore, l'analisi degli episodi sia giusta. Ma sì. Ciofani ha simulato. Ciofani ha calciato Zanon, che era in vantaggio su di lui, di fatto. Prima su Zanon e poi su Valiant. Tanto che quando è andato Marini a redarguirlo in quell'occasione, mi aspettavo addirittura il giallo. Sì, perché ha fischiato falli in attacco, perché prima c'è stata una trattenuta di Ciofani, poi ancora contrasto e lui è andato giù. Cioè, è anche realistico fisicamente che accada una cosa del genere. Ciofani è un bestione, che è 1,90 più o meno, insomma è impressionante. Per il resto sì, il mancato rosso evidente, errore grave. 1,90 per 82 kg, insomma. Anche perché, cioè, il gesto atletico, chiamiamolo così, di Gori, l'hanno visto penso anche a Latina. Allora, si è elevato in una maniera errore brutale, che... Ma anche Gori non ho capito che gli è saltato in mente. Io non riesco. Nemmeno lo voleva fare apposta. Errore che tra l'altro evidenzia ancora di più la mancanza di linee guida che caratterizza tutto il settore arbitrale. Perché ricordo un intervento molto simile in Serie A di Felipe Melo su Lucas Biglia in un Lazio-Inter, per il quale Felipe Melo fu espulso. Gori ha fatto lo stesso identico intervento praticamente su Pedriccione e Gori è stato ammonito. Questa ovviamente in questo caso l'errore è ammonire, perché anche in quel caso Felipe Melo, anche perché è successo sotto gli occhi dell'arbitro, può essere spiegabile nel senso che l'arbitro si è fatto condizionare dalla solita mentalità, ovvero siamo al 38esimo del primo tempo, calmiamo le acque, ecco, spesso accade questo. Non è una mentalità né fatta di blasone, perché la società più blasonata in campo in questo caso era la Ternana, e né a livello ambientale, perché sì, abbiamo trovato un campo caldo, ma insomma non abbiamo trovato una situazione estrema, no, alla Rechi magari di qualche partita, o cioè che sono i casi un po' più estremi in Italia, alla San Paolo a Napoli, attenzione, cioè, parlavamo di tutt'altro ambiente. È un errore inspiegabile. Io non vorrei che fosse stato anche condizionato dal rigore 2 minuti prima. Ma è un errore ingiustificabile. No, scusate, il rigore c'è stato dopo. Semplicemente per due motivi. Oltre che perché ovviamente accade sotto agli occhi dell'arbitro, è ingiustificabile, inspiegabile, perché è semplicemente un'entrata pericolosa per la salute del calciatore avversario. E solo per questo, oltre che ovviamente regolare e sanzionabile di cartellino rosso e diversi turni di squalifica, solo per questo andava estratto il rosso, doveva essere un automatismo. Peraltro avrebbe cambiato la partita, perché con tutto il secondo tempo da giocare in 10 uomini
e con un gol preso poco prima dell'intervallo. Purtroppo il Tottenham ne ha fatto le spese, appunto dal punto di vista di momentum, lo chiamano nello sport americano, in questo ultimo weekend. La partita sarebbe stata completamente diversa, quindi una decisione che ovviamente ha indirizzato il corso della sfida. Questo non per dire, so che volete intervenire, ecco, sul weekend di Premier League, lo faremo fra pochissimo. Io invece c'era un Camilli triste. Io invece sviluppo un attimo il discorso, il filologico, per andare avanti sull'analisi di Frosinone Ternana. È vero che avrebbe cambiato il corso della partita, ma al Matusa abbiamo, secondo me, trovato, l'ho anche scritto, la formazione più forte finora per quanto visto in campo. È un discorso che quindi esula dalla carta che la Ternana abbia incontrato. Da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di individualità, ho visto il solito Dionisi scatenato, una costanza veramente nelle prestazioni eccezionali contro la Ternana incredibile da parte di questa. Annullato nel secondo tempo da un Valiant mostruoso. Da un grande Valiant. Dal 60esimo in poi veramente. Valiant non ha sbagliato una virgola. Valiant grandissima crescita. Peraltro molto bene anche Alberto Masi, al quale facciamo tantissimi congratulazioni, complimenti, auguri per la nascita della sua Ludovica, con la compagna Camilla che ha partorito a Genova appunto sabato mattina, quindi congratulazioni. Alberto dovrebbe essere in permesso di ben 2 giorni per ovviamente passare il debito e giustissimo e irrinunciabile tempo con la neonata Ludovica, quindi auguri. Ma si stava per festeggiare addirittura con un gol nel primo tempo di testa. Però ha disputato, secondo me, anche lui. È quello dei due che fa un po' più di lavoro sporco, secondo me, Masi rispetto a Valiant. Valiant è un po' più decisivo nei momenti determinanti della partita. Ed è impressionante per essere un 95, l'abbiamo detto, dal 65esimo in poi, contro avversari di questa qualità, ha raggiunto uno contro uno, quasi sempre uno contro uno. Ha raggiunto delle vette veramente altissime. Ma si è fatto bene tutto tranne un fallo appunto sul finale, sullo stesso Ciofani, se non vado errato, che no, si è lasciato su Kregl, mi pare. No, penso che il fallo tu è su Ciofani e la punizione la batte Kregl. Dopo è la seconda di 3 punizioni veramente incredibili da parte di questo di giocatore. Di fatto solo quello ha creato il Frosinone nell'ultima mezz'ora più o meno. Palla, tanti fraseggi, poi in questo era per varie dire che il Frosinone ha messo in campo delle individualità secondo me eccellenti. Kregl ci ha stupito a tutti. Dionisi, Kregl, Ciofani è comunque pericoloso. Tecnicamente, beh, non si discute. Sul passo discuto invece. Più che altro molto lento, sì, secondo me. Tolti i calci piazzati, non è che abbia avuto tutt'altro. Il primo passo in dribbling è, insomma, rivedibile. Però c'è da dire che tecnicamente ha un piede assolutamente molto discreto. Educato, molto educato. Assolutamente 26enne sì. Di Wolfsburg, ricordiamolo. Questo però non è, secondo me, il maggior pregio o il miglior pregio del Frosinone, che io invece ho individuato in una fisicità, secondo me, impareggiata e difficilmente pareggiabile da qui in avanti per quanto riguarda avversari di Serie B. Giocavano ad un altro ritmo, un ritmo secondo me da categoria superiore. Sarà che la squadra si conosce, gioca insieme da tanto tempo. Ho visto una squadra fisicamente molto molto superiore rispetto a tutte le altre incontrate della Ternana. Il fatto che Rossoverdi abbia ottenuto botta, secondo me, va a dare lustro davvero a una buonissima prova delle fere, che si confermano quindi preliminarmente sulla buona strada, come dire, battuta contro la Virtus Entella. Intanto le vostre considerazioni su questo. La prima considerazione è, con tutto il rispetto degli altri avversari affrontati in precedenza dalla Ternana, il Frosinone sembrava, specie nel primo tempo, l'Olanda degli anni 70. Tutti in movimento, tutti, centrocampisti, esterni, attaccanti, continui scambi di prima, molto spesso gli sono anche riusciti. Sai cosa ho notato anche? Sempre che sia fase difensiva, che sia fase offensiva, che sia un contropiede o un momento in cui le squadre sono un po' più lunghe, 6-7 uomini da una parte del campo. Cioè, se si difende tutti insieme, se si attacca tutti insieme. Spostamenti all'unisono. Molto ben organizzati. Grande sì. Corsa. E che dire, il Frosinone merita ampiamente la posizione che ha in classifica. D'altronde, ragazzi, molto più del Verona per quel che abbiamo assolutamente visto. Assolutamente. Il Verona con i solisti finora se l'è cavata spesso e volentieri. D'altronde avere Giampaolo Pazzini, anche, insomma, forse anche con il nome. Attenzione, la critica. No, no, non è una critica a livello di sistema, però voglio dire, è la Verona ha un blasone in Serie B che magari può portare, come dire, a dei poi, condizionamenti più o meno volontari. Quando gli avversari non si scansano, magari succede quello che succede. No, qui esce fuori tutto l'interista che c'è in Federico. Stavo dicendo che comunque il Frosinone ha 14 giocatori
protagonisti della promozione di 2 anni fa, e si vede perché quasi l'intera formazione titolare non è cambiata nell'ultimo biennio. Cioè, questi giocatori si conoscono a e memoria. Già non era cambiata dalla salita praticamente dalla Lega Pro seconda divisione alla Serie A. Quindi voglio dire, è un'ossatura straordinaria e è quello che tanti riconoscono essere l'errore tecnico principale nella Ternana, che probabilmente avrebbe dovuto investire di più sulla sua intelaiatura della Lega Pro. Magari è un caso un po' diverso, un po' più, come dire, particolare, perché probabilmente nessuno alla vigilia di quel famoso campionato di Lega Pro si aspettava la vittoria della Ternana appunto del torneo, mentre il Frosinone era una squadra un po' più accreditata, poi una squadra che ha fatto i playoff per diversi anni in prima divisione. Ci ricordiamo un'eliminazione appunto veramente clamorosa l'anno prima della propria promozione, sto andando a memoria, quindi parliamo di 2012-2013, dovremmo parlare, se non vado errato, no, 2011, l'anno precedente, 2012-2013, e quindi mi sembra appunto, ecco, di vedere delle, come dire, cause diciamo sistematiche alle prestazioni del Frosinone. Anche perché, scusate se mi intrometto, ma il Frosinone nemmeno l'anno scorso in Serie A aveva demeritato al momento, cioè per me infatti positiva l'esperienza in Serie A. Attenzione però, perché per me in questo momento in panchina a Frosinone siede un allenatore nettamente superiore a quello, a maggior ragione, a quello che ha maggior ragione dal punto di vista dell'organico. Il Frosinone poteva farla una bassa Serie A, lo ha dimostrato giocando buone partite, su tutte ricordo l'1-1 allo Juventus Stadium con gol di Blanchard al 91esimo, tanto per ricordare una partita. La partita tipo da 30 tiri a 2 e il gol di Blanchard nel finale, comunque fece la storia quel match. Esatto. Saluto a tutti i tifosi juventini. Tra l'altro Blanchard grande tifoso juventino, no? Appartenente ad un club juventino, ma a parte questi aneddoti, l'anno scorso il Frosinone è retrocesso perché purtroppo la contingenza ha voluto che retrocedesse, nel senso che si è svegliato, purtroppo lo dico per i tifosi del Frosinone, si è svegliato tardi, perché altrimenti ci sarebbe stato il Palermo che avrebbe strameritato la retrocessione. Perché Palermo quest'anno sta andando bene, il Palermo che infatti invece retrocederà quest'anno 99%. Quest'anno voglio dire è talmente un'urna chiusa, con 4 squadre però, non 3 come sembrava fino a poche settimane fa, appunto perché il Palermo non ingrana, il Pescara non ha mai vinto sul campo, l'Empoli è imbarazzante soprattutto dal punto di vista offensivo, ultimamente anche da quello difensivo, perché se prendi 8 gol in 2 partite non sei un granché, il Crotone è il Crotone, quindi voglio dire quindi Simone, già ti sbilanci, 3 di queste 4 saranno prossime avversarie? Non solo, mi sbilancio e dico che tutte coloro, le nuove, che parteciperanno al campionato di B 2017-2018 sono estremamente lontane da Terni. Palermo, Crotone, Lecce, Pro. Alessandria. Lecce? Credo di sì, Foggia in crisi. Come il Lecce, d'altronde hanno Iemmello, il Foggia manca purtroppo molto ancora. Iemmello che lo giocatore cercando in quel di Sassuolo, l'imperatore Iemmello. Speriamo il mio sogno proibito alla Ternana. Ragazzi, chiosa sulla difesa rossoverde, Masi Valiant, fino a due settimane fa non avevano mai giocato insieme in 3 anni. Abbiamo trovato la 2 gare difensive da parte loro. Eccellenti, esagero. E vogliamo più dirlo, che buone, vogliamo dai dire anche Germoni e Zanon sono stati bravi, perché Germoni marcava Dionisi sostanzialmente. Allora, la menzione d'onore, Zanon marcava Soddimo. La menzione d'onore, insomma, però per me va particolarmente a Luca Germoni in questa occasione, non tanto per sminuire, anzi, Zanon, e l'ho scritto anche, gioca secondo me da una decina di partite su livelli eccellenti, ma stupisce la costanza soprattutto. E quindi Zanon, ovviamente il cappello era già giù. Va giù il cappello questa volta per Luca Germoni, che magari non è stato sempre sensazionale o eccellente nelle sue prestazioni, che invece a Frosinone ha giocato molto bene, ha gestito alla grande degli avversari molto difficili, una partita di grande sacrificio, una partita giocata veramente bene dall'inizio alla fine. Quindi un plauso a Germoni, penso che un plauso a tutta la linea difensiva, anche perché il gol poi è arrivato, il gol del Frosinone, siamo riusciti a far segnare ogni tanto, o revitalizziamo o squadre che non vincono, giocatori che non segnano mai. Ariaudo, che l'ultima volta che aveva segnato la Ternana penso fosse appena retrocessa di fatto in C2 dopo i playout contro il Foligno, più o meno l'inquadramento temporale dovrebbe essere quello. Vado un po' a caso, qui facciamo sempre, ma parliamo di Ariaudo, facciamo sempre pseudo spettacolo. Aveva segnato la settimana prima,
Agliaudo, due gol consecutivi, sì, sei sì. Sicuro? Sì, sì. Però era tornato al gol perché era una grossa, c'era esatto. Una lunghissima assenza. A Novara ha segnato dopo anni di ecco, dopo di digiuno. 4-5 anni, esatto. Se non vado. Comunque Agliaudo quindi on fire in questo periodo. Agliaudo ma on fire grazie a il Simone punto, Aresti il punto, da Carbonia. Il punto al quale non arrivo mai, ma ormai i nostri radioascoltatori sono abituati, il punto è c'è stato un errore. Una papera, chiamiamola papera, chiamiamola. C'è un termine tecnico internano papera, che inizia per che C. Però non è inciso sul proseguo del match del Sardo, che vero. Poi si è rifatto in 3-4 circostanze e che ha fatto una parata strepitosa. Sulla strepitosa. Beh, sulla punizione di Chiagol è strepitosa. Sì, sì, sì. Perché sì. Lì mettere la punta delle dita su quella bolide. Punizione. Era un bolide quello di Kragl. Pazzesco. Nel vero senso della parola. C'è da dire che questo evidenzia ancora una volta quanto ad Aresti non manchi la personalità. Perché fosse stato un portiere più giovane ed inesperto, magari quell'errore avrebbe condizionato la partita. È anche caratteriale. Infatti, certo, infatti. La connotazione ecco, del giocatore. Aresti? Sì. 10 no, minuti, beh, dire, un errore pacchiano. Il parallelo che è quello che temevi te, se non sbaglio. Cioè la troppa sicurezza. Sì, sì. Poi ho, come dire, scientemente glissato sul commentare questo nel post partita, perché il commento va tarato anche sulla prova della squadra. La squadra Frosinone non aveva fatto una grande partita, quindi mi sembrava magari di essere un po' troppo ipercritico nei confronti dell'altro, di un giocatore che sì, ci ha fatto subire un gol, ma di fatto ci ha anche salvato il risultato in qualche modo. Assolutamente so sì. Che è contorto il ragionamento, però ecco, ha pagato la troppa sicurezza? Non lo so, il campo era anche viscido peraltro. Infatti è capitato più volte purtroppo. E se rivedete, infatti l'immagine, è come dire, è difficile intuirlo bene perché la prospettiva schiaccia come dire, l'andamento in verticale in velocità della palla, ma c'è un doppio rimbalzo molto sospetto del pallone prima che giunga fra le braccia per poi uscirne. Vabbè, resta il fatto che è una papera, perfetto. Però è un infortunio, per essere ecco un attimo seri. Però magari c'è anche un contributo. Voglio dire, l'importante, come ha detto Simone, è la reazione del suo omonimo, Simone Aresti. Comunque quindi, stavo notando che di Simone a Terni in questo periodo se ne parla straordinario. Passiamo a un altro Simone. Bypassiamo il reparto centrale in cui, voglio dire, tutti si sono mossi più o meno il Simone da Tivoli, proprio lui, senza infamia e senza lode. Allora, io vi faccio una, come dire, un'osservazione sul Simone da Tivoli, proprio lui, su Simone Palombi ovviamente. Vi faccio un'osservazione: dopo due partite straordinarie di Palombi è arrivata una prova meno convincente, una prova più difficile, una prova costellata anche da qualche errore qua e là, pochi spazi, ma era una partita molto complicata per lui. Però anche in una partita in cui ha avuto enormi difficoltà ha fatto accadere qualcosa di decisivo, ovvero si è procurato il rigore poi decisivo per il punto portato a casa. Questa, secondo me, se c'è una grande qualità in un giocatore è questa, ovvero essere sempre decisivo anche quando si gioca male. Attenzione, perché noi in queste prime 3-4 partite di Simone Palombi abbiamo visto veramente dei grandi sprazzi. Attenzione, non so se condividete. Attenzione al posizionamento, questo l'abbiamo detto fin da quest'estate. Lui a Frosinone ha sbagliato molti contropiedi, molti, 2-3 con passaggi errati. Poggio una però, sponda nel primo tempo che addirittura ha addirittura lanciato dalla tre quarti frusinate Soddimo davanti ad Aresti. La prima quindi, grande parata di Aresti. Sì, quindi ci sono stati degli errori di Palombi, questo mi sembra innegabile. Però noto di lui che sa leggere il gioco, sa leggere i movimenti della squadra e probabilmente anche i momenti. Assolutamente sì, e non anche, è da tutti. Può anche giocare in tre ruoli, tra l'altro, perché può fare la prima punta, può fare l'esterno e può fare in primavera ha segnato valanghe punta. Di gol in tutte e tre le posizioni del 4-3-3 laziale. Appunto, quello che dicevo, l'intelligenza di un giocatore si denota anche da come occupa il campo, no? Cioè, e questo mi sembra innegabile che Palombi abbia questa dote, perché se in una partita tocchi tre palloni, due li sbagli e uno guadagni il rigore, come dice Van Gaal, corri tanto ma soprattutto corri bene, che è più importante. Palombi, e infatti il Manchester di Van Gaal correva tanto e non vinceva mai. Però il Manchester United di Mourinho è ufficialmente peggiore di quello di Moyes e quello di Van Gaal. Peggiore dal 1980. Dopo il patetico, la squadra che corre
di meno del campionato della Premier League, dopo il patetico 1-1 di ieri. Vorrei ricordare un prono, ma non lo farò. Un West Ham tremendo, ragazzi, quest'anno il West Ham che però è in ripresa, perché ha cambiato allenatore, quindi c'è sempre... Beh, va bene, da qui alla pausa natalizia, no, che tra l'altro non è pausa natalizia per loro, ma diciamo che da qui a fine dicembre a Liverpool e un altro scontro di alta classifica, non, penso forse l'Arsenal, quindi voglio dire, me lo aspetto. No, l'Arsenal già fatto. Hanno già giocato. No, c'è un'altra partita. Non so, il Tottenham. Pesante. No, col Tottenham ha già giocato, ha perso 3-2. Okay. C'è un'altra partita pesante, mi aspetto questa mezz'ora. Contro il Watford di abbiamo, Mazzano, no, no, abbiamo un po' spaziato come il nostro solito. Serenitana e Provercelli intanto sono ancora 0-0 al 32esimo, mentre Napoli-Sassuolo è finita sul punteggio di 1-1 con gol di De Frel. San Paolo. De Frel è appena iniziata Inter-Fiorentina a San Siro. Parlavamo di Simone Palombi, la grandissima qualità di essere decisivo anche quando gioca male, perciò sono soltanto 3 partite da titolare, troppo presto, serve più tempo, ma attenzione perché stiamo vedendo degli scampoli molto interessanti. Ma le doti si intravedono, sicuramente poi sta a lui coltivarle e anche alla Ternana a continuare a puntare su di lui, perché ha dimostrato di essere importante sia per la squadra che per la mole, cioè per la squadra soprattutto, perché riesce a garantirgli anche una certa mole di gioco, visto il movimento che fa lungo tutto il fronte, che è quello che faceva anche la Gumina, solo con caratteristiche differenti. Palombi dalla sua ha anche una media gol tempo giocato elevatissima. Sì, perché ha realizzato 2 gol in 3 partite giocate. Non penso che alla Ternana ci sia un giocatore che ha la stessa media. 3 gol stagionali, compreso il primo quello assoluto dell'anno. Bisogna riconoscere a voi due in particolare che siete stati tra i primissimi estimatori di Simone Palombi sul territorio. Questo ragazzo secondo me ha una luce particolare, ma anche a livello di attaccamento alla maglia e di atteggiamento quando va in campo, ma soprattutto di serietà per il suo prossimo futuro, perché dico delle stupidaggini, però da quello che si può, dal poco che si può carpire dai profili social dei giocatori eccetera eccetera, questo ragazzo è molto concentrato sulla sua esperienza a Terni, ma è inserita anche in un'ottica futura, ovvero voglio fare bene alla Lazio, e si vede anche una certa ambizione, perché no? Beh, se sei un 96 stai facendo così bene in Serie B, si vede che alcuni mezzi li hai. Beh, d'altronde già negli ambienti biancocelesti mi sembra molto, se ne parla, ecco, molto mi bene. Sembra molto serio, molto inquadrato, ha segnato l'Inter. Scusami se ti interrompo, ma ti fa piacere. Ha segnato Brozovic. Grande Marcelino, grande. Sono molto noto nome spagnolo, però è croato. Anche Brozovic, il cognome è tipicamente spagnolo. Esatto. No, comunque dicevo che anche l'altro ragazzo scuola Lazio, Germoni, come abbiamo detto prima, sembra avere lo stesso la stessa inquadratura di Palombi, perché Palombi un po' più talento, però sono ruoli diversi. Ma chiaramente sono ruoli diversi, però a livello caratteriale intendevo, Germoni sì, mi sembra un ragazzo molto serio, molto indubbiamente inquadrato, almeno fino adesso è stato così e mi auguro che continui, e molto lavoratore, ecco, perché no, da sempre il massimo. Assolutamente, questo non gli si può mai rimproverare. Non gli si può assolutamente mai rimproverare, né mai l'abbiamo fatto. Ci spostiamo a sinistra di Simone Palombi per poi anche retrocedere in tre quarti, ma prima Felipe Avenatti trova il suo 9° gol stagionale in 16 partite. Mi sembra già terzo sul rigore. Mi sembra già una notizia, terzo sul rigore, ma realizzazione impeccabile dal dischetto, i mancini tendono, è vero, i mancini, palla da una parte, portiere dall'altra, voglio dire, i mancini tendono ad incrociare, infatti Barti si era buttato alla sua sinistra, invece ha aperto il piattone, mentre ha segnato anche la Salernitana, tra poco ve ne rendo conto, e ha aperto il piattone, ha segnato un bel rigore, un momento decisivo, però Avenatti ha giocato bene secondo me in tutta la partita, con luci e ombre. Le luci sono sicuramente le sponde e alcuni assist, alcuni spunti nei confronti dei compagni, dei colpi di tacco a centrocampo sulle ripartenze, abbiamo visto ottime. I contro sono che la Ternana a tratti ha giocato molto bene di prima, con Falletti, Palombi, Avenatti, ma Felipe tende sempre a ritardare lo svolgimento del contropiede, l'azione in verticale della squadra, e questo è un po' un difetto quando giochi poi con due punte / mezze punte estremamente tecniche, estremamente veloci come Falletti e Palombi, e tende a rallentare il proprio gioco. Cosa succede, signore? Sconfitta al fantacalcio per il Camilson. Hai perso? A meno di gol di Kalinic. Perdi? Meno male, perdo anch'io sta giornata. Va bene. Mamma mia, rimango a meno 3 dalla vetta. Eccezionale. Sì, o forse c'è un avvicendamento nel... Questo è il fantacalcio di Dale Ferri, tra l'altro. Ve ne parliamo perché è relativo alla trasmissione. È collegato in qualche modo.
Qualcun altro in vetta? No, non è possibile, perché fra me e te c'è Stefano Bentivogli, Terlana News, che salutiamo, che dovrebbe pareggiare, tra l'altro. Che dovrebbe pareggiare, quindi andrebbe a meno uno. Juce. Ne approfitta anche Lei Sterni. Lei Sterni. Benissimo. Grande, possiamo ritornare nei grandi inglesi. Quindi Felipe Avenatti ancora una volta bene. E bene anche dal punto di vista della prestazione, non solo del gol realizzato, perché si è mosso, ha combattuto su vari palloni, ecco, reattivo, presente, sì, sembra anche mentalmente più presente, e questo è importante per un giocatore fragile emotivamente, caratterialmente come lui. È importante costruire fiducia partita dopo partita. Ormai la doppia cifra è raggiunta di fatto, sì, ed è mostruoso considerando, certo, il triennio precedente. Vero, Mazzi ha 10 gol in tutto il campionato, dopo che, voglio dire, hai fatto in due terzi di girone 10 gol praticamente. Ecco, speriamo di raggiungere la doppia cifra in una partita fondamentale come quella contro il Brescia, di cui parleremo fra poco. Passiamo a Cesar Falletti, che penso sia appunto l'ultimo, come dire, nodo che ci rimane da snocciolare della partita di Frosinone, perché dell'avversario abbiamo parlato, delle individualità rossoverde abbiamo parlato. Io non concordo con chi parla in questo momento, sono diversi, di crisi di Cesar Falletti. Per me le crisi sono altre, sono state altre, ne abbiamo viste anche di crisi individuali appunto fra giocatori della Ternana in questi ultimi anni. Per me Falletti non è in un momento di crisi, è semplicemente in un momento in cui rende di meno. Ho notato anche un episodio intorno al 70esimo, mi pare, poco prima che Antonio Palumbo venisse sostituito, in una situazione di fatto di ripartenza della Ternana, sì, con difesa schierata del Frosinone, però un tocco di Antonio Palumbo mal calibrato, troppo forte nei confronti di Cesar Falletti, pallone perso, e Falletti che fa un gesto di stizza abbastanza evidente nei confronti del compagno. Ora, quello non lo vedo tanto come un'insoddisfazione verso Palumbo, quanto come una consapevolezza che in questo momento anche Cesar vorrebbe un rendimento maggiore da se stesso. Beh, ma lui stesso lo ha detto qualche settimana fa, non più di 10 giorni fa. Però attenzione, tra l'altro Falletti ha avuto anche dei piccoli problemi fisici che non sono neanche passati così tanto alla ribalta, quindi potrebbe anche essere giustificabile, ma non stiamo qui a cercare alibi. Quello che voglio dire io è che Falletti è e rimane sempre fondamentale nell'economia del gioco della Ternana. Quando si accende, quando ha spazi, e questo è il punto, non ha avuto né palloni giocabili né spazi contro il Frosinone. I pochi che ha avuto, ha creato due clamorose occasioni da gol, su una grande reazione di Baldi e sull'altra, ecco, in qualche modo la Ternana non è riuscita a segnare. Detto questo, per me Falletti, cioè, è impossibile metterlo in discussione, anzi, si è fatto male nel finale di partita. Simone, hai fatto un po' di campo oggi? Sei preparato? No, perché stavo ai festeggiamenti dell'Anaui, che non so spiegare cos'è, comunque non ero presente al campo. Ma non dovrebbe essere nulla di grave per Cesar, credo che giocherà. Ecco, mi lancio nel pronostico. È stata una conclusione strozzata in pieno recupero, appunto, nessun pericolo per Baldi, ma lui che si è preso una distorsione della caviglia che l'ha tenuto a terra per un po'. Ecco, ora, o si è fatto male o ci ho visto anche un po' di scoramento forse in quel momento, perché lui è rimasto a terra un minuto abbondante, quindi insomma la paura. Ma probabilmente è stata soprattutto la botta, niente di preoccupante, dai, visto che si dovrebbe essere allenato regolarmente o comunque che dovrebbe recuperare in vista della partita col Brescia, probabilmente era stanco. Allora, vediamo se questo dovrebbe, dalla nostra Marina Ferretti, ecco, mentre l'Inter raddoppia addirittura. Candreva, proprio lui? No? No, non lo so ancora, pensavo me lo stessi dicendo tu. Prima seduta di allenamento della Ternana in vista della partita casalinga contro il Brescia. Assenti sono Bacinovic, Lagumina, Coppola e Masi in permesso, mentre è tornato in gruppo Duganzic. Signori, per favore, qui richiamo all'ordine. Dopo la prima parte atletica svolta a Liberati, e questo lo potete leggere su ternananews.it, la squadra si sposta al Taddei per proseguire con la tattica, quando si è fermato a quel punto Palumbo per un problema al piede. Beni Carboni si è messo la pettorina, quindi Falletti si è allenato regolarmente. Bravi, eravate preparati, molto più di me evidentemente, quindi niente di serio per Cesare, è importantissimo in vista della partita contro il Brescia, dove servirà gioco forza, un cambio a centrocampo, perché si chiederanno gli ascoltatori, perché è squalificato Jacopo Petriccione, purtroppo ammonito secondo me in maniera clamorosamente negativa dall'arbitro, cioè non c'era quell'ammonizione, il fallo sì, l'ammonizione no, comunque Petriccione non ci sarà,
probabile rientro dal primo minuto di Noia, presumo. Anche perché abbiamo appena detto che Bacinovic è ancora fermo. Bacinovic è desaparecido da un mese a questa parte, più o meno. Cessione? Aveva segnato Candreva veramente. Ha segnato Candreva. Record veramente. Per il sottoscritto. Vero. Settimo gol settimanale. Assist detto ciò, per Maurizio Icardi, secondo diretta, ma voglio dire, sono più gli assist che non assegna Fantagazzetta che quelli che assegna. Quindi. Detto ciò, il Brescia condivide un record negativo particolare con la Ternana. È la squadra che ha chiuso le partite con meno scusate, mi sono incastrato, porte inviolate, appena 3 in 16 incontri, record negativo insieme al Trapani, appunto il Brescia. Altra similitudine tra le due squadre, questa è facile, intuizione: il Brescia ha solo 4 over 25 in squadra, è la formazione più giovane insieme del torneo, insieme a Ternana e Vicenza, la formazione più giovane di questo campionato. Ma attenzione, perché il modulo è il 4-3-1-2. L'allenatore è Cristian Brocchi, tra i più giovani della categoria classe 76, quindi Federico A. Classe 76, mi sembra una domanda talmente facile. 40 anni. Eccezionale. Allora, loro hanno vinto... E io ho seri problemi con la matematica. Loro hanno vinto contro l'Ascoli di misura 1-0, senza l'attacco titolare, perché erano squalificati sia Torregrossa che Caracciolo, oltre a Sbrissa. Contro la Ternana rientrano tutti. Attacco super fisico. Super fisico, però con un Valiant e Masi in queste condizioni, vero, morale alto, vero, ce la vero, giochiamo. Vero. Detto ciò, il Brescia, che dire, va malissimo fuori casa, la peggior difesa esterna del campionato, difesa totale. C'è da dire però che al contrario di ben altri 7 compagini, tra cui la Ternana, il Brescia ha già rotto il ghiaccio in trasferta vincendo la sua prima partita a Cittadella, esterna, se non sbaglio. A Cittadella. Per 3-0, tra le altre cose. Ma nelle ultime 4, e attenzione, 4 sconfitte consecutive e 13 gol al passivo, con 2 poker incassati. E liberati negli ultimi anni è storicamente, a parte un caso isolato, con vittoria del Brescia, mi sembra, nella stagione 2013-2014, il secondo anno della Ternana in Serie B, è un campo molto difficile. Curiosità: molti penseranno che il giocatore più incisivo nelle 21 reti totali realizzate dalle rondinelle sia Caracciolo, e invece no, lo sapete chi è? Dimitri Bisoli, figlio del tecnico ex Perugia. 3 gol e 3 assist all'attivo, lui è un centrocampista, un interno, quindi attenzione a Bisoli, classe 94, che finora, prima stagione in Serie B, sta esplodendo. Termine caro a Carbone, speriamo non lo faccia anche contro la Ternana. Speriamo di no, soprattutto in campo, perché creerebbe diversi problemi anche al com'è che si chiama la figura professionale, curatore del prato, com'è che si chiama? Giardiniere? Il giardiniere, sì, vabbè. Proprio giardiniere si chiama? Ok, il giardiniere. Giardiniere. Tanto. Okay. E sono curioso di vedere quanto pubblico ci sarà sabato. Tu quanto te ne aspetti? Sì. Non più di 3-5. È una partita che comunque sarebbe un dato positivo nel contesto degli ultimi 2 mesi, nel contesto soprattutto di ciò che è avvenuto negli ultimi 10 giorni. Allora, facciamo un po' di botta e risposta rapidi. È una partita fondamentale questa per la Ternana, soprattutto, confermo, in ottica finale di girone, per gli avversari che deve ancora affrontare e soprattutto per dare continuità al buon momento, secondo me. Un buon momento a cui va dato continuità, un buon momento che è andato avanti anche a Frosinone, in cui sono state riconfermate alcune delle buone cose viste contro la Virtus Entella, e non era affatto scontato. Migliore gestione della partita e dei momenti, e non era facile contro un avversario che gioca così al 1000 per 1000 durante tutto l'arco dei 90 minuti. Buona fase difensiva, dei buoni spunti da là davanti, e poi ripetiamo, insomma, là davanti stiamo facendo abbastanza bene, ma contro la Virtus Entella è una partita un po' drogata, se vogliamo, dalla prestazione pessima della retroguardia ligure. Comunque la Virtus Entella ha reagito con un buon 1-1 nel derby contro lo Spezia. Quindi Ternana che dovrà dare continuità contro il Brescia, è una partita decisiva anche da questo punto di vista, sicuramente. Il Brescia è una formazione giovane, ma una formazione che finora è sempre campeggiata nelle zone alte della classifica, zona playoff fino a un paio di giornate fa, 2 o 3 giornate fa, poi appena fuori, in questo momento è decima in classifica, quindi è una partita importante. La Ternana in questo momento, con la sconfitta della Provercelli e con l'Ascoli che deve recuperare ancora la partita proprio contro i Diavoli Neri di Roberto Breda della Virtus Entella, è fuori dalla zona playout per un discorso di classifica avulsa, appena fuori però con la sconfitta della Provercelli e l'Ascoli che deve recuperare. Quindi il grosso è fatto, ma neanche per niente, perché la classifica è cortissima, calendario è difficile,
Ma questa Ternana, secondo me, se continua su questi presupposti, può costruire qualcosa di abbastanza buono. Io sono anche perché diciamo che in Serie B la Ternana nelle ultime stagioni ha girato sempre intorno ai 22-23 punti. 25 siamo, anche qualche sì, in, stato il record, in due occasioni. È stato il record, se non sbaglio. Primo siamo e quarto ancora in linea con quel, con quella, con quel trend, media, diciamo, sì. Basterebbe vincere le gare interne da qui alla fine del girone d'andata. Abbiamo il Brescia, abbiamo il Vicenza e aiutatomi con l'ultima. Abbiamo l'Ascoli. 9 punti possibili in linea di massima. Tre scontri diretti, vogliamo dire. Sarebbe necessario vincere anche in trasferta se vuoi salvarti, perché non puoi pensare di fare un intero girone senza mai vincere. Ecco, io non dico che devi statisticamente arrivare, però la vittoria meglio arrivasse, la vittoria in trasferta prima o poi deve arrivare. Che noi abbiamo detto che il trend del Brescia in trasferta è pessimo, con la peggiore difesa tra quelle in trasferta. Sì, ma la Ternana ha fatto meno punti in trasferta. Appunto, questa è la cosa inquietante. 7 formazioni ancora non hanno vinto in trasferta, però, in questo campionato, il che mi fa pensare che in questo torneo finora il fattore campo sta avendo un peso, secondo me lo testimonia anche la presenza nelle primissime posizioni, Cittadella a parte, che è un caso un po' particolare, di piazze comunque grandi e che hanno entusiasmo. Verona, Frosinone, una piazza ormai medio grande, Benevento, una piazza a livello di bacino medio grande e che vive un momento storico e di grande entusiasmo. Ferrara è una piazza grande, Perugia è una piazza grande, voglio dire, sono comunque squadre che in casa tendono a far bene. La Ternana deve far bene in casa e fuori, perché è importante, come avete detto, girare a 22-23 punti. Quindi la domanda che vi faccio prima di andare con un'ultima nota di colore per questa trasmissione è: pronostico per Ternana Brescia, il pronostico di Federico Trastulli in questo caso è 1-1x. Sarebbe interessante sentire il nostro prof, che però salutiamo, oggi assente. 1-1x, quindi relazione di Dale Ferri abbastanza ottimista per la partita contro il Brescia. Sarebbe bello vedere anche in e tra l'altro anche giusta e condivisibile contestazione con la gestione Longarini, ma sarebbe bello vedere un po' più di gente allo stadio. Questa però è una mia osservazione personale, anche un po' da tifoso, perché comunque, ecco, attenuanti, motivi, cause, fa sempre male vedere il Liberati vuoto o semivuoto. Onore a chi va, ma se venisse qualcun altro sarebbe meglio. Proprio è una questione proprio di cuore, ecco, perdonatemi il breve monologo. Ma partita importante per la Ternana, che consente ai propri tifosi di votare sulla pagina Facebook nuovi set, nuove combinazioni, nuovi kit, si dice in gergo tecnico, per la prima e seconda maglia del prossimo anno. Non posso fare complimenti alla Ternana Calcio, né tantomeno a chi crea i bozzetti, ecco, per le ultime proposte ce n'è soltanto una appena passabile, appena decente, è quella su cui troverete il mio like. Se volete stalkerarlo un po', vedere i like che mette. Quindi ecco, ci sono anche quelli sulle pagine del Tottenham, tra l'altro, se vogliamo parlarne. L'iniziativa, allora mi stalkeri. Chiaramente l'iniziativa sì, è interessante. È una bella iniziativa anche perché è stata aperta anche ai tifosi, perché ricordiamolo, abbiamo votato ben fra 64 bozzetti di maglie fatte da tifosi, di cui 40 dalla stessa firma. Quanti tifosi non lo sappiamo, però ecco, o meglio lo sappiamo. Però ecco, diciamo che mi dicono i bozzetti, voci interne alla Ternana Calcio, molto interne, che Viale Appi sarebbe 3-0 Inter dopo 20 minuti, sarebbe l'unica squadra. Possiamo ancora perdere 4-3, occhio, Maurito Icardi. News da verificare: la Ternana sarebbe l'unica formazione a fare un'iniziativa del genere per le maglie. Un'iniziativa molto lodevole, però i bozzetti i bozzetti dell'ultima proposta sono veramente brutti, inguardabili. Ma anche quelli della e che prima non sono neanche in linea con la tradizione. Voglio dire, va bene innovare, però sempre rimanendo un minimo inquadrato nella tradizione, che quantomeno abbina, e non ripetiamoci in esperimenti di zadottiana memoria, o nome da nubile della moglie che non ricordo perché
si narra che fosse lei l'ideatrice dell'idea, ecco, dei pantaloncini bianchi con la maglietta rosso-verde. Invece la maglietta rosso-verde va con pantaloncini e calzettoni neri. 17ª giornata di Serie B che si apre con l'anticipo di venerdì 2 dicembre alle 20:30 fra Trapani e Carpi. Sarà interessante vedere chi appunto siederà sulla panchina siciliana, se sarà Recchi o magari qualche nome nuovo. Sabato 3 alle ore 15 si giocheranno le sfide fra Avellino e Ascoli, Bari Salernitana, Cittadella Spal, Latina Entella, Novara Vicenza, Provercelli Pisa, Spezia Frosinone e Ternana contro Brescia. Domenica 4 dicembre ore 15, primo dei due posticipi, quello fra Verona e Perugia, sicuramente una sfida molto interessante, così come molto molto interessante il Monday Night Match fra Benevento e Cesena, lunedì 5 dicembre alle ore 20:30. E noi ci siamo detti veramente tutto, allora l'appuntamento è appunto a lunedì 5 dicembre alle ore 20:30, non ovviamente allo stadio Sannita, ma qui nello studio, anzi negli studios di Maratta Bassa della Musical Academy, qui a Radio Incontro Tecnico con Dale Fere. Buonasera e grazie da Federico Trastulli, Simone Francioli, ciao a voi, Federico Camilli, buonanotte, forza Inter, e la presenza di Francesco Borra che è sempre con noi. Ciao.